La figlia è sotto shock e fa tutto all'occorrenza. Si lavora male assai ed è tutta un'emergenza. È uno shock nervino, si comincia dal mattino e si corre in ogni stanza ed ogni pratica è un'urgenza. Già qualcuno si è ammalato e stressati siamo in tanti. Quando eravamo amministrazione stava meglio tutti quanti. La filiale sotto shock, per chi l'ha vista e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua carriera. Non fermatevi, non ancora, non ammalatevi, per favore no. La filiale sotto shock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventata un'esigenza, i colleghi incravattati con i cellulari alzati li vediamo andare avanti come giovani rampanti, inseguendo la carriera senza averla guadagnata. E per uno che va lontano 100 restano nel guano. È uno shock nervino che ci porterà al mondino, loro si prendono gli incentivi e noi siamo appena vivi. Qui ci sfruttano fino all'osso e ci stanno sempre addosso, e infine vengono a dirti che dovresti divertirti. Non fermatevi, non ancora, non ammalatevi, per favore no. La filiale sotto shock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene e vende azioni e hanno niente promozioni. È uno shock nervino che ti segna anche il destino. Mi hanno detto dai il tuo meglio e l'azienda avrai un risveglio. Vedrai bilanci risanati e i tuoi meriti premiati. Della verde c'era l'attesa ed in quel posto l'abbiamo presa. E la filiale sotto shock e non è ancora venuta l'ora di dare il giusto premio alla gente che lavora. Non fermatevi, non ancora, non ammalatevi, per favore no.